piante e le macchie da saldatura. Benvenuti in questa serie. Io sono Anna Chiara. Io sono Marco. Sigla. Puliamo. Non mi piace. Ma dai. Non mi do pace. Siamo veloci. E ti tacci? Tieni due stracci. Come già sapete, e se siete nuovi sul canale potete andarvi a vedere gli scorsi video, abbiamo acquistato una casa del 1966 e l'abbiamo completamente ristrutturata. In questo punto, per esempio, abbiamo fatto il cappotto, un nuovo cappotto da 20 cm e poi abbiamo inserito le inferriate che abbiamo ripristinato dalla casa originaria. Ovviamente la struttura dell'inferriata non era idonea al cappotto di 20 cm, quindi cosa abbiamo dovuto fare? Le abbiamo tagliate e abbiamo aggiunto un pezzo di 20 cm per compensare la parte del cappotto. Un pezzo di ferro. Esatto, è stato saldato in precedenza, è stato fatto il cappotto, è stato dato il colore e teoricamente una volta finito dovevano essere saldate senza sporcare il colore. Il problema è che non è stata fatta abbastanza attenzione e i gas della saldatura hanno rovinato il colore. Voi direte, ma allora dagli il colore sopra? Non si può, perché questo colore non è un colore classico, ma è l'intonachino, è un intonaco colorato. Apposta per il cappotto. Quindi l'unica alternativa è pulire. Come abbiamo fatto? Innanzitutto partiamo da cosa ci serve. Aceto. Ricordatevi sempre che quando dovete pulire qualcosa, l'aceto è sempre la migliore soluzione. Costa pochissimo e è naturale. Questo è stato diluito in acqua calda in modo tale da aumentarne l'efficacia e quindi utilizzeremo questo prodotto. Ma per lo sporco più ostinato abbiamo comprato e ci siamo trovati benissimo con questo prodotto. Chantecler profumo limone. È super super efficace. Vi lasciamo il link di Amazon qua sotto se volete acquistarlo anche voi. Ciao Cesarini, ciao Cesarito. Primo passo da fare è spruzzare lo Chantecler e lasciare agire minimo 10 minuti. Lo faccio io. Passati 10 minuti che lo Chantecler faccia effetto, possiamo usare una spazzola con i dentini per pulire la fantastica pelle della nostra casa. Così entriamo bene dentro i pori. Grattiamo bene. Senza paura di rompere. Dopo aver fatto agire quindi il prodotto per 10 minuti, grattato con forza, risciacquate bene. Noi utilizziamo un annaffiatoio. E voilà, è fatto. Guardate la differenza. Qua dietro c'è ancora un po' di macchietta, bisogna raggiungerlo con uno spazzolino. Noi aspettiamo di terminare quello che stiamo utilizzando e dopodiché verremo a grattare qui con lo spazzolino. Una volta rimosse le macchie da saldatura, facciamo lo stesso identico procedimento anche con le inferriate. Le nostre inferriate sono zincate, quindi spruzziamo l'aceto perché lo Chantecler insomma non serve, serve invece per sporco molto più ostinato come era quello appunto della saldatura. Utilizzando l'aceto e l'acqua calda le spruzziamo un po' e poi andiamo a grattare. Prendiamo l'aceto, eccolo qua, vi facciamo vedere questa parte qui che è particolarmente sporca, così vedete bene, quindi noi spruzziamo bene, ok. Pulitissime, ovviamente ci sono un po' di macchie, ma voi considerate che comunque hanno un sacco di anni queste inferriate, ora non possiamo pretendere che vengano perfette, però è già ottimo, no? Ma che roba, si vede ancora il grigio, erano marroni. Ecco, quindi come potete vedere pulire le macchie da saldatura e le inferriate è molto semplice, bastano pochi prodotti e il gioco è fatto. Fateci sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete utilizzato questo metodo o se ne avete utilizzati degli altri. Iscrivetevi, attivate la campanellina se non volete perdervi i prossimi episodi di questa serie di pulizia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!